Ciao a tutti, allora, a differenza della partita precedente, la quale decisi di non commentare perché, diciamo, probabilmente avrei detto solamente cattiverie, chiaramente nel rispetto di tutti, stavolta ho deciso del contrario invece di commentare la partita, anche se poi, diciamo, l'andazzo non è stato tanto diverso da quell'altra, solamente che mi sono detto, se io devo non commentare le partite in cui Livorno magari gioca male, o perlomeno particolarmente male, allora probabilmente da quella fine dell'anno farò pochissime registrazioni, o addirittura non registro più niente. Quindi ho detto no, vabbè, almeno stavolta, per quanto riguarda questa partita qua, Livorno-Siena, voglio comunque dire la mia. Allora, diciamo che è stata un'altra prestazione imbarazzante. Imbarazzante secondo me sotto ogni punto. Sì, sotto ogni punto di vista, perché veramente, indipendentemente dal fatto, dalla posizione in classifica in cui potremmo arrivare a fine campionato, proprio la prestazione in sé per sé a livello di gioco, di squadra, di cattiveria, quello che vi pare, è stata veramente imbarazzante. Poi va bene, ok, ho sentito dire, io l'ho vista, però ho sentito dire da altra gente, ma anche l'arbitro ci ha messo il suo. Quello è vero, però io penso che per un 80-85% cioè, per come è andata la partita, tutto si è dipeso dalla squadra, ecco, da come ha giocato. Allora, quindi, parlando della partita in sé per sé, come probabilmente avrete capito dalle mie parole, quella che sentirete non sarà un'opinione positiva, ecco, anzi, sarà tutt'altro. Allora, partiamo in primis da una cosa, secondo me, cioè sì, la reputo non la cosa principale, ma una delle principali, perché è un argomento che ieri diciamo, è stato parecchio discusso. Dico ieri perché sto registrando oggi, che è domenica. Ovvero le scelte di Foscarini per quanto riguarda sul chi mandare in campo. Allora, io ho, diciamo che Foscarini l'ho capito a metà. Cioè, io capisco il fatto che la prossima partita sarà con la trasferta ad Arezzo contro l'Arezzo, e capisco che magari è giusto far riposare qualche giocatore per appunto tenerli per la prossima partita, e capisco anche il discorso che il Siena veniva da, se non sbaglio, 4 sconfitte di fila, o comunque un periodo brutto, un periodo no, e quindi magari Foscarini, anzi il Livorno, poteva anche tra virgolette rischiare di fare un po' di turnover, e quindi da questo punto di vista lo capisco. Qual è la cosa che sinceramente, cioè, quindi diciamo che questo 50%, no, che ho detto lo capisco a metà, lo posso capire. Qual è la cosa che invece non, sinceramente non ho capito, e mi sono ritrovato in disaccordo, ecco, rispetto alla sua scelta, alle sue scelte. Livorno non è una squadra che si può permettere può permettersi di fare il turnover, ecco, perché non sei, ad esempio, per dirne una che è quella probabilmente quella più forte momentaneamente in Italia, che sei la Juventus, che praticamente c'hai una squadra che, se non, diciamo, una panchina che se giocasse sempre magari non vincerebbe il campionato, ma sicuramente probabilmente si qualificherebbe con qualche competizione europea. Te non ce l'hai, te sei a Livorno, e la squadra, diciamo, non più forte che hai, però diciamo che i giocatori sono bestie, non ti puoi permettere secondo me, di fare turnover. Quindi meglio, secondo me, era meglio eventualmente vincere qua in casa contro il Siena, piuttosto poi che andare laggiù a Arezzo, anzi, e perdere Arezzo piuttosto che fare l'opposto. E poi probabilmente, se si continua già così, anche Arezzo faremo ride e si perderà clamorosamente, perché se ci si presenta così, come abbiamo già sia ieri col Siena che l'altra settimana con Renate, di che sarà se ne prende una barcata, è di veramente poco. Ma questo è solamente un mio punto di vista. Quindi diciamo che in maniera molto sintetica vi ho detto il mio pensiero per quanto riguarda il discorso Foscarini ha messo i panchinari barra quelli che vanno in tribuna, vedi Dell'Agnello, che penso che in tutto l'anno avrà fatto sì e no 100 minuti per di gioco come altri, e niente, questo è quanto, almeno dal mio punto di vista. Per quanto riguarda il discorso, anche questo, ma guardate voi i giocatori,
Ora un giorno senza voglia, giorno sì, giorno sa, non si fa nemmeno più go, si prende in difesa, si fa le dormite. Allora ragazzi, vabbè, non so chi guarderà il video, vabbè, comunque, allora, dovete capire, io tutti gli anni, per chi mi segue, anzi chi mi segue, chi mi ha seguito dall'inizio, ovvero quant'era, 3-4 anni fa, non era nemmeno l'ultimo anno in Serie A, ad ora io ho sempre cercato di, tra virgolette, a parte quando veramente hanno fatto delle prestazioni orrende, o varie prestazioni orrende, di difendere, tra virgolette, di sostenere i giocatori, dicendo che sì, magari oggi hanno giocato male, per esempio, magari oggi hanno giocato male, però poi le qualità ce l'hanno, magari devono solamente trovarsi, non so, la forma, devono trovarsi fra di loro, questa sì. Allora, dovete capire, e lo dico davvero, mi dispiace, però questo è il mio punto di vista e lo dico non in maniera sarcastica, come spesso faccio. Ora sono veramente serio. Dovete capire che il Livorno, almeno per quest'anno, anzi, alcuni giocatori del Livorno, non faccio i nomi, ma credo che si possa benissimo capire o intuire, di quest'anno sono limitati, non di cervello chiaramente, dico a livello qualitativo, a livello diciamo di calcio, più di quello non fanno. Quando magari Livorno vince con determinati giocatori è perché comunque ci hanno messo la voglia, ci hanno messo la grinta, la cattiveria, si sono trovati, cioè, hanno fatto una buona prestazione, ma de da determinati giocatori non si può volere tanto di più. Nel senso, è come se, non lo so, tu prendessi un Vidigal, no? E dicessi, Vidigal, mi fai, cosa ne so, mi scarti 38 giocatori tipo Messi col pallone appiccicato. E cioè, per dire, non lo so, detto uno a caso, magari ma è un esempio anche di merda. Però per dire, non si può pretendere determinate cose da determinati giocatori. I giocatori sono quelli. E vi dirò, sotto certi punti di vista, forse alcuni hanno fatto anche troppo. Forse Livorno, per quello che poi in sé per sé è nell'organico, che non è un organico con tutto rispetto da ultima in classifica, ci mancherebbe, però non è nemmeno secondo me forte come può essere qualitativamente sulla carta l'Alessandria, che l'Alessandria qualitativamente è più forte di Livorno, per dire, e vabbè la classifica però lo fa anche vedere, però Livorno, secondo me forse sotto certi punti di vista, con qualche singolo, ha fatto anche troppo. Quindi sì, io sono il primo che magari ha mente, diciamo, calda, tra virgolette, si arrabbia per la prestazione, però poi mente lucida, non posso, cioè mi rendo conto che non posso chiedere, tra virgolette, a determinati, soprattutto a determinati giocatori, una prestazione migliore. Ieri lasciando stare che proprio tutta la squadra che proprio non si trovava, sono stato questo sì. Ma a livello di singoli non ci si può aspettare determinate cose da tanti giocatori. I giocatori sono questi, qualitativamente, a parer mio, sono limitati e basta. È inutile se non cioè, starsi a incazzare troppo su determinate cose. Ecco, è giusto incazzarsi se magari non corrono su palloni, o non so, fanno contrasti, ci vanno morbidi, o sbagliano i passaggi, non fanno i passaggi, quello sì, ma è inutile, esempio, incazzarsi sul discorso, guarda via, non si fa più gol. D'altronde non sono punte, non momentaneamente col fatto che si è rotto, vabbè, in primis svantaggiato, vabbè, ma si è rotto, quant'era, settembre-ottobre. Poi subito dopo il Cellini, che anche lui comunque non è una prima punta, lui in realtà secondo me è più una seconda punta, e ringraziare il cielo ha fatto anche troppi gol, però noi non abbiamo punte, quindi è inutile incazzarsi, non si fa più gol. Non abbiamo punte, quindi è inutile che, cioè, mi girano i coglioni anche a me, però è inutile. E così anche un'altra cosa, anche Khalil, non è se preso lui fa gol, ragazzi. Se non sbaglio, io sono appena informato, magari ve la sto per dire, è una baggianata, però quando è andato via da Catania esultavano e fa via P, cioè, non abbiamo punte, è inutile dire, non si fa più gol. Hanno fatto anche troppo alcuni. Ecco, questo è quanto. Anche troppo lungo, un disco troppo lungo, spero che comunque il concetto vi sia arrivato. Cioè, nonostante non è che Dio, allora va bene, giusto che giocate di merda, ci mancherebbe. Almeno la voglia, dove non ci arrivi coi piedi, come mi diceva il mio babbo, va andare piccino, va andare già a pallone, anche io ci devo arrivare con la grinta, ecco. Magari vedi quella. E niente, fine discorso di questa cosa qui. Ora, parlando invece, facendo il classico riassuntino prima al secondo tempo, che tanto sarà veramente molto breve, in 30 secondi dirò tutto, parlo appunto della partita. Allora, partita
per quanto riguarda il primo tempo, anzi, non c'è stata secondo me differenza tra primo e secondo tempo. Anzi, la differenza che c'è stata è stata a livello mentale per quanto riguarda la cattiveria. Cattiveria che in realtà è stata stupida, non è stata agonistica. Vedi ad esempio il rosso di Borghese, vedi anche il quasi rosso, l'arancione di Luci, perché veramente ha rischiato tantissimo di prendere il secondo giallo. Però, tracciando questa serie, la partita, secondo me, per quanto riguarda la prestazione di Livorno, è stata giocata nello stesso modo, con gli stessi ritmi, ovvero centrocampo inesistente, gioco inesistente, dormite clamorose, sbagli elementari, diciamo, continui, e basta, via dicendo. Attacco inesistente, non so nemmeno se ha fatto un tiro in porta. Sinceramente, non sto andando un attimino a memoria, non so nemmeno se ha fatto un tiro in porta. Diciamo che a volte abbiamo avuto poche volte però l'occasione comunque di fare un gol, però chiaramente non avendo freddezza e finalizzazione e la classica concretizzazione che non c'è, non siamo riusciti a farlo. Però diciamo che se per sé il risultato è stato molto coerente con quanto visto. Diciamo che, parentesi, per quanto comunque è giusto che abbia vinto il Siena, perché comunque ha fatto la sua partita, e per quanto il Siena secondo me, almeno quest'anno, qualitativamente sia una squadra da media classifica, ieri si sono fatti tra pochino, perché poi sbagliavano anche loro cose secondo me elementari, si sono fatti diventare fenomeni fra l'altro. Però diciamo che tutto sommato il Siena ha fatto la sua partita, non gli si è permesso di farne fa e nulla, è giusto che abbiamo perso. E per quanto riguarda la prestazione, primo e secondo tempo, l'ho detto la differenza, però per quanto riguarda primo e secondo tempo più o meno le cose sono state uguali, a parte la cattiveria stupida agonistica, perché è stata stupida questa volta. E basta, credo non ci sia di altro. Ho detto anche troppe cose tutte insieme, probabilmente sono venuti, è venuto un malloppone di discorso, però questa è la mia opinione. Per quanto riguarda invece, magari uno si domandasse: Simone, cosa ne pensi di cosa succederà secondo te da qui a fine campionato? Se ne succederà che, vabbè, ci qualificheremo tranquillamente playoff, probabilmente quarti, perché veramente non ci sono sbocchi in un eventuale ritorno a lottare per il primo posto, il mandato, però per un secondo e terzo posto. Mi aspetto anche che magari quelle sotto non ci raggiungano, sai, perché non è matematicamente ancora chiuso il discorso. Però so che da qui alla fine dell'anno, se veramente non cambia qualcosa nella testa dei giocatori, probabilmente no, non andremo lontani. Anche se si andrà a playoff, si faranno, se si gioca così, chiaramente si faranno delle figurette abbastanza importanti, ecco. E basta, non c'è di altro. Per quanto riguarda la prossima partita, dando tra virgolette un mini pronostico, ve l'ho già detto prima, ve lo ripeto: se si gioca sì, si prende una trentina di gol come minimo, e chiaramente non se ne fa nemmeno uno. E basta, ho parlato anche troppo, non so nemmeno quanto sto registrando. Niente, non so se siete d'accordo con me, però questa è la mia opinione. Per quanto riguarda la partita di ieri, vi dirò, sono anche troppo calmo, ecco, perché ok che magari, come ho detto prima, tecnicamente siamo quelli che siamo, soprattutto alcuni, però quando vedi veramente sbagliare cose elementari che ti insegnano davvero alla scuola calcio, e vedere che magari in tante occasioni qualcuno non lotta come dovrebbe sul pallone o si addormenta, come usa dire, sinceramente fa girare parecchio le scatole. Vabbè, gli ho detto questo, niente, ci rivediamo al prossimo commento. Chiaramente non so, come dico sempre, su quale partita sarà, perché come avete visto non è detto che ogni partita commenti. E niente, ci vediamo. Ciao.